5 minuti direttamente questo. Il Movimento 5 Stelle, sì, che rappresenta il 25% dei cittadini italiani, e questa cosa non è possibile. Lei doveva richiamare all'ordine il signor Brunetta come minimo due volte, doveva interrompere nella sua discussione. Va bene, allora, io vorrei... Scusi, allora lei ha detto io adesso devo continuare. Io vorrei che venga nominato un giurì d'onore per capire se queste cose sono possibili all'interno di un'aula parlamentare. Va offendere bene le persone. D'accordo, adesso continuiamo con il dibattito. Allora, stavo dando la parola al deputato Fabrizio Cicchitto, prego, ne ha facoltà. Io credo che la situazione economica e sociale del Paese è così seria che non dà spazio né alle buffonate né alle ipocrisie. E voglio anche aggiungere, se non vogliamo mentire a noi stessi, che di realtà come quella della crisi dell'AST ce ne stanno 150-200 almeno in questo Paese. I lavoratori di queste realtà forse verranno a Roma, questa situazione è destinata quindi a ripetersi e noi avremo in piazza il confronto permanente che non credo che possa essere programmato a tavolino in una situazione in cui se non si è dei polli di batteria, ma se si è vissuto, io l'ho fatto nella mia gioventù, mi sono trovato tante volte in piazza, fra i lavoratori, le forze dell'ordine, e lì in quei casi basta un non nulla per determinare una situazione assai difficile. E quindi noi dobbiamo avere il senso di responsabilità, se siamo un Parlamento degno di questo nome, non di incendiare la prateria, ma di misurarci con questa drammatica realtà sociale che avrà dei risvolti anche sul terreno dell'ordine pubblico e vedrà faccia a faccia, da una parte, lavoratori disperati che hanno perso il posto di lavoro e dall'altra parte, ai quali va la mia solidarietà, e dall'altro lato forze dell'ordine che devono contemporaneamente evitare che questa rabbia determini situazioni difficili nella struttura e nella realtà della città e contemporaneamente evitare atti di scontro e di violenza. Operazione difficilissima, che non è che può essere, lo voglio dire a chi ha parlato del PD, governata e gestita a tavolino, perché a tavolino è facilissimo far tutto. Poi, quando ci si trova sul campo e sul terreno, le cose sono molto più complesse e più difficili. E da questo punto di vista, quindi, io reputo che sia stata una proposta molto intelligente, quella fatta dal Ministro degli Interni, al quale va la mia solidarietà, di dire che ci sia un tavolo tra le forze dell'ordine, il Ministero degli Interni, le forze sociali, i sindacati, che manifestazione per manifestazione ci si mette intorno a un tavolo, si cerca di mettersi d'accordo sui percorsi, sulle caratteristiche che esse deve avere, perché ci troviamo di fronte ad una situazione assai difficile. Aggiungo anche che ogni sforzo va fatto per salvare l'AST, perché guardate, non ci troviamo di fronte ad una fabbrica qualsiasi. Se salta anche questo, cioè una forma sofisticata di acciaio, anche un altro pezzo dell'industria italiana salta per aria. E quindi va accolta la proposta che ha fatto oggi al Senato il senatore Sacconi, che per qualcuno di voi è una sorta di nemico del popolo, perché non è d'accordo con lui. Il senatore Sacconi ha detto anche un intervento pubblico transitorio per fare i conti in Europa con una possibilità che salvi questa azienda. Questo è il nodo: gestire insieme l'ordine pubblico e trovare una strada per la crisi di questa azienda.
E allora devo dire anche, per concludere, che io francamente, onorevole Alfano, non mi sento di ringraziare il segretario della FIOM Landini, non per quello che è successo ieri. Io ho conosciuto tanti grandi segretari della FIOM, Bruno Trentin, un segretario della FIMCIS come Pier Carniti, non erano degli attori cinematografici, non erano persone che nel momento in cui le aziende chiudono vengono a minacciare il paese di occuparle, evocando un passato storico che è un passato storico drammatico. E voglio anche, concludo, aggiungere un fatto, non posso farne a meno. Non è che, amici del PD, migliora la situazione il fatto che il vostro dibattito interno si traduce sul terreno dell'ordine pubblico, per cui noi dobbiamo leggere che il collega Zoggia afferma alla Leopolda Serra contro i sindacati, 3 giorni dopo ci sono i manganelli. O che pure la Camusso dica botte, non è un caso, c'è stato un ordine. Ma allora questi signori che cosa credono che sia il loro segretario del partito? Uno che interviene nel dibattito interno e nel confronto usando attraverso il ministro degli interni dei poliziotti che vengono a colpire i lavoratori. Non credo affatto che questa sia la situazione, e allora occorre un senso di responsabilità da parte di tutti, anche da parte del partito di maggioranza relativa. Chiede ora di intervenire la deputata Adriana Galgano. Presidente, Ministro e colleghi, desidero innanzitutto esprimere la mia più forte solidarietà ai lavoratori e ai poliziotti feriti e alle loro famiglie. Desidero anche esprimere tutta la mia vicinanza agli operai di AST, che lottano per mantenere la loro occupazione, ma anche un'importantissima produzione che è la produzione dell'acciaio inossidabile. Poi voglio dire che la demagogia ad AST non serve, e dai dati che ha presentato il Ministro, l'accaduto è ascrivibile alla categoria incidenti, perché purtroppo processi umani perfetti non esistono e l'errore umano può sempre essere in agguato. Per questo